La società del marzo presenta la corrida! Spettacolo di gogliardia e di arte varie. Buonasera a tutti, ben trovati per la 56esima edizione della corrida qui a Carpegna. Ma prima di proseguire, una presentazione doverosa della mia spalla, la mia spalla destra. Signori e signori, colui che ha lo sguardo magnetico è un duro, il suo corpo parla di tante sfide sportive combattute e vinte. Assonnante narratore di barzellette, se il mondo fosse a misura di Playmobil lui sarebbe un gigante. Lui è il famosissimo, bellissimo, sportivissimo Marco Marchini. Grazie, buonasera a tutti. Siamo ancora qui, Claudio, eh? Certo, dopo 50 anni il palcoscenico di Carpegna ci rivede protagonisti. Eh sì, ancora una puntata di questa ennesima corrida. Certo, pensate che alcuni dei nostri partecipanti erano all'asilo, adesso sono grandi, hanno i figli, i nipoti. Bene, signor Claudio, il ritmo questa sera sarà serrato, eh? Certo. Sarà serrato perché gli artisti sono tanti, quindi diamo subito inizio al nostro spettacolo. Giusto. Vogliamo dire solo alcune cose, no? Conoscete tutti come funziona la corrida? Funziona, si basa su un semaforo che vedete qui alla nostra destra, alla vostra sinistra. Alla quindi. Vostra sinistra. Sì. Allora, il semaforo... Facciamo una prova, vedete la luce rossa, cosa dovete fare con la luce rossa? Fermarvi! Perché l'altra volta ho sbagliato, signor Claudio. Bravo, bravo. Allora, gli artisti inizieranno la loro esecuzione, dopodiché, quando il semaforo diventerà verde, giusto? Cosa dovete fare? Voi dovete esprimere il vostro giudizio. Giusto. Se è buono, applaudirete naturalmente. Se è meno buono, potrete anche esibire un certo dissenso, vorremmo dire. Sì, non tirate oggetti, mi raccomando. Non tirate oggetti. Non tirate oggetti. Non tirate oggetti. Allora, dopo di questo andiamo a presentare i nostri amici. Prima di presentare i nostri amici, prima di dica lei. Il regolamento, ma naturalmente c'è un regolamento da noi, c'è certo. Una giuria popolare, diremo demoscopica, giusto. Che sarà scelta in mezzo a voi, in mezzo giusto. A tutti voi spettatori. Mano a mano che gli artisti si alterneranno, voi esprimerete, cioè la giuria esprimerà il suo voto e poi verrà annotato dal nostro giudice supremo Giovanni Moneta. Giusto. Pensate che proviene da generazioni di giudici. Allora, alla regia dello spettacolo, Andrea Merola. Eccola là. Alle musiche, regia delle musiche, Enrico Dalle Piane. Dopo elencheremo in seguito tutti certo, gli altri. Certo. Lei vuole che io finisca, eh? Sì. Sì. Avremo premura perché tra un po' comincia uno mattina, eh? Sì. Quindi cerchiamo di andare. Va bene. Allora, iniziamo con il primo... Con il primo gruppo, con sì. Il primo gruppo, perché, come avete capito, si tratta di un gruppo. Allora, spendo due brevissime parole. Questo gruppo è nato quasi per gioco in una comunità di ex ballerine spogliarelliste. La loro passione è la raccolta di tartufi, ma stasera si cimentano in un siparietto comico. Loro sono le Rane dalla Bocca Larga. Benissimo. E ci presentano che cosa, signor Claudio? Un lundi dal dottore. A voi le veline. Sipario. Guardate che veline, un applauso alle veline, ragazzi, è incredibile. Ok, microfono.
fa l'amore con me. Buongiorno. Arriva prima la mattina. Fa tuo? Ah, niente. Sentì, ma a me mi toccano i prestiti dal dottore, perché dopo io c'ho da fare le faccende, c'ho da fare da mangiare, ho da andare all'orto, Ah, io per il dottore fa San Galvagni, faccio. Perché fa poche? Perché se consuma troppa acqua. Sa quel ci fa pagare. Ma sta sentia gattina, se te fa mal ma te? Oh, cocca, guarda qua. Di matrimonio e il Migivanne ha voluto provare a fare l'amore. Oh, porrita a te. Allora, vedi se sto ceva tutto pure. Io de Gian, ti fa male la schiena? Si, tu di sotto. Lui mi ha guardato e mi ha detto, oh, cocona, e me la manca anche in giù, può capire anche in su. A te, ma sta senti Agata, pensa, vorrei sapere un pochino affari tua, te che classe sei? So, oh ciò, sta senti, te pensa per i tua chi ha pensa per i mia? Non sei acida, mamma mia. Buon sapete. Buongiorno. 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 Madonna. La gente che c'è stamattina, ho fatto tardi. Buongiorno. Buongiorno. E t'avevi son stamattina? Ma qual è? È le 5:30. Ho fatto tardi. Cucù, tezzi la fiola di guston de paterne? No, cocchina. No? No. Che sì? So la fiola de chic de castaccia. Ah, e come ti chiami? Netta. Netta, carina, netta. Ma che sei venuta a fare dal dottor Salascopa? Ho da pulì. Ah, te fa le pulizie. Ah, ma te cocca da venire prima, no? Quando c'è la gente. Le 5:30. Ma mamma, non basta con sta scopa, eh? Che te alzi la polvere e io sono allergica agli ascari. Siete arrivate presto, io pensavo di essere prima. Mi fa passare avanti con da fa solo una ricettina? Oh, questa, l'altra volta, è stata dentro a 2 ore. Madonna, come sono acide. Oh, sentissi questa vicina a me, come acida. Ma ti senti giù, perché sei venuta dal dottor te? Oddio, Peppa. Oddio, Peppa. Oddio. C'è un male a un'unghia che mi sei malignita. Puretta. Oddio, guarda. Puretta. Una scarpa e una ciabatta. Oh. Mamma mia. E me li faccio, manca lavare i piedi. Ah. Sono 10 giorni che lavi i piedi. Sa me di là, il dottore. Che puzza. Oh, io per il dottore fa sempre il bagno. E poi dopo beva un pochino di cognac per tirar su. Fanatica. Pensi che il dottor guarda ma te? Ha già 20 anni. Ah. Questa sa la scusa del bagno. Beve. Pronto. Pronto. Udì. Pronto. E non c'è nessuno e mi risponde. Saranno i mariti. Adesso prova a chiamare Lia. Pronto. Questa mi dice che non c'è credito. Che non c'è credito. Non c'è credito. Ma Agata. L'hai caricato? Ci hai messo i soldi? Che soldi e soldi? Io
carica, ma la luce carica, sa questa fa pagare. Aspetta. Buongiorno. Eccone un'altra. Buongiorno. Buongiorno. Avete fatto colazione con l'aceto stamattina? Scusate, avrei un pochino di fretta, mi fareste passare subito? Ah no, carina, oh, no. Io so chi dalle 5, allora entra via, te se buchi dal dottor, quella non ti fa scappa più, mica come a noi che ci guarda Mac. Per forza. E pu, ma te, e so che ti viene a visitare la casa. Vuol dire che c'ho qualcosa in più. Le scarpe. Vabbè. L'avete vista? Aspetta. Sarò fatta tutta. Sì, sì, i labbra, i schiocchi, guarda. E perché? Le tette sembrano mucca. Ma io non lo so, questa comunque è pure invidia. Certo che se vi reggesse la pelle come la lingua, solo che alla vostra età, carine mie, neanche con l'attac la pelle vi sta su. Sta sentì, carina. Io ci sento bene. Sta sentì, carina. No, quando morimo ci portano in giro. Ma te, e nel so, si tutta plastica, ti metteranno la differenziata. Eh già. Bene? E chi è? Mariuccia. La c'è, sono un tardi. Ciao Mariuccia. Sono un tardi. Che ora è? Le 6. Le 6? Il dottore arriva? Alle 9. E mossa alle 9 fino a facendo? Ah, ne so. Oh, Mariuccia, se portavi le carte faceva una briscola. Le avevo, la mossa per lì dal dottore. Oh, Mariuccia, oh. Racconta la barzelletta, dai, che tette sacca sporche, dai. Una sola, Una. Mi marita con le barzellette in giro mi fai a colpo. Dai. Allora, varco quella di due amici storici, Peppe e Mario. Peppe dice a Mario, oh Mario, la tua moglie quando fa l'amore urla? Ah no, l'altra sera l'ho sentita dal bar. Vai, questa è una l'ha capita? L'ho capita. Ma anch'io. L'ha capita? No. No. Ma chi tu? Chi è? Buongiorno, io battante russa. Buongiorno. Un posto per piacere a questo vecchietto? Buongiorno, scusate me, ma io badare vecchio, fare faccende, pulire casa, cambiare pannolone, fare da mangiare, io dovrei passare prima, grazie, gentili. A manca questa, e bastava le nostre, queste qui, ma sti vecchietti puretti, i maine tutta la pensione. Ste badanti con la scusa di vecchie, badurlano anche i mariti. Ma io voi maliscione quando sono vecchia, vado a ricovere, vado. Agata, anche te, tu dimmi che sì, e non mica tutto qua. Guarda, e fai per te, ma la mia è geniala, pulita, precisa. Solo una roba mi dispiace, che mi sa cava via. Me sa, la vuole andare, la vuole marito, quel falimbianchino, casal, no? Del rosso. E già. Pensa com'è precisa e coscienziosa. Per andare in biancasa al suo marito, la si è messa anche a studiare. La legge tutti i giorni, chi libre, 50 sfumature di rosso, 50 sfumature di grigio, 50 sfumature di nero. Fortuna che ma a casa mia fa tutto bianco. Va bene. Buongiorno, arriva. Buongiorno, dottore. È arrivato. Agata, dai. Aspetta, falla entrare. Buondì. Buondì morta. Te sa questa venga fatta dal dottore, no? C'ha la scusa da misurare la pressione, ma lui
ricetta, sa che ricetta fa questi? Che ricette fa? Ah, tipo te che ricette fa proprio, sa, c'è un mulichino. Io sono ignoranta. A pasticchino blu? Ah, è già. Ah, adesso ho capito. Capite? Sono venuti insieme. Ah. Quella ti fa fare la fin del caffettino. È vero. Dai, Agata, morte. Morte. La lingua te regge, però. Oddio. Buongiorno, dottore. Buongiorno, Agata. Buongiorno. È sempre qua da me, lei. Oh, mi dica. Stagma, dottor. Sono tutta un dolorso. Mi fa una visitina. Ma a vederla così non c'è bisogno, la conosco bene. Le faccio adesso una ricetta, non c'è bisogno che si spogli, che la visiti. No, ecco, guardi. Almeno mi misura la pressione, per piacere. Non serve, non stagma, serve. Stagma, dottor. Non, serve, no. Non si preoccupi, ecco qua. Ecco, lei vada in farmacia con queste qua, queste pasticchine, e vedrà che rinascerà. Mariuccia, oh, perché sei venuta dal dottor te? Mo sta zitta che l'altra mattina ho dato una stincata a te gabbiotti conilli, mi sono fatto un muore. Sono venuta dal dottor, voi sentite se mi dice e mi guarisce. Ah, non ti guarì? È diabete? Da bete, magari era la miera e poi mi è andata bene che ne era arrugginita, se no mi toccava fare un carantite danni, è proprio il caso. È vero. Quanto sta? Ecco. Oh, vatti, Peppa, tocca a te, dai, su, dai, su, dai. Io faccio che fa un... Questo sei te, no? Tutta sfacciata, tocca a me! Oh, cara, finalmente! Oh, vieni! Arrangiato, e io faccio! Stringimi, stringimi! Sì, ok. Da quando è che ti aspettavo? Con tutte queste pettegole non se ne poteva più! I versi! Senti che lavoro! Cosa è successo? Aspetta. Il medico non ha retto, è morto. Sapevi, ha fatto.